Studenti e AGF insieme per l'inclusione. Quando è nato il progetto VolArt e qual è l'obiettivo? È un progetto che nasce con una finalità precisa, quello di pensare gli studenti oltre la scuola. Quindi abbiamo pensato a una grafica che poteva essere trasferita su un prodotto che poi canalizzasse questo messaggio. Questo progetto si chiama VolArt, è qualcosa che deve andare oltre, infatti è pensandoci oltre la scuola. Quindi con queste grafiche noi vogliamo arrivare alle aziende. Perché? Perché l'azienda avrebbe un valore aggiunto al suo interno, in quanto attraverso il packaging che potrebbe essere utilizzato appunto con delle stampe che nascono dalla scuola, si trasferisce un messaggio diverso, quello di riconoscere le abilità. Le abilità che non devono essere assolutamente valorizzate e il prodotto che è stato realizzato è un prodotto di qualità. Anche la stessa colomba che è avvolta da questi bellissimi foulard è una colomba di qualità, e questi foulard in pratica l'avvolgono proprio per dargli un valore altro oltre appunto alla colomba pasquale. Questa progettualità nasce chiaramente pensando il ragazzo oltre la scuola, proprio per pensarlo all'interno di un percorso di orientamento lavorativo, quindi come TIS, per poi ci auspichiamo per un discorso di assunzione. E in questo percorso sono stata coadiuvata dal dottor Lucci, è un sociologo del lavoro che ha sempre seguito gli inserimenti lavorativi. Quando e dove saranno possibili acquistare le colombe? Saremo a lungo corso Matteotti, precisamente davanti a San Tommaso, mercoledì 27, e mentre è sabato 30, vicino nella zona del Pino Bar, in fondo al corso, dalle 9 alle ore 13. Qual è stato il compito svolto dagli studenti? Un compito di realtà, nel senso che c'è un committente ben preciso che ha delle esigenze. Noi siamo un indirizzo che lavora sulla grafica e la comunicazione, e quindi il committente ha raccontato ai ragazzi quali fossero le esigenze, e quindi loro hanno lavorato su un prodotto che doveva soddisfare le caratteristiche richieste dal committente. In questo caso il committente è un committente d'eccezione, perché la finalità del prodotto finale è quella di finanziare un'associazione che si occupa di inclusione, argomento al quale siamo particolarmente attenti. Quindi questo compito di realtà non solo ha stuzzicato e ha fatto lavorare i ragazzi mettendo alla prova la loro creatività e stimolando la loro creatività, ma soprattutto ha dato grossi spunti di riflessione in un percorso di cittadinanza attiva alla quale la scuola non può non rispondere quotidianamente. Allora, gli studenti inizialmente hanno creato il naming per questo progetto, hanno deciso di chiamarlo VolArt, proprio per far capire che attraverso la creatività è impossibile raggiungere i propri obiettivi, quindi anche un'autonomia economica e lavorativa. Quindi per me è stato un progetto molto importante per loro, perché hanno avuto l'occasione di mostrare le proprie competenze, ed è importante che si venga a creare un canale tra l'azienda e la scuola che agevoli l'inserimento degli studenti proprio in un contesto lavorativo, attraverso anche queste esperienze pratiche nelle quali si confrontano con un committente reale e vengono anche gratificati dal fatto che poi il prodotto venga effettivamente impiegato sul territorio. Dopodiché abbiamo creato delle texture, ossia dei motivi ornamentali ripetitivi che potessero essere idonei a essere utilizzati sia come involucro per la colomba, quindi sufficientemente festosi e allegri, ma al contempo anche essere impiegati come un foulard, quindi da chi lo riceve in regalo.